benvenuti in un altro video su Vuota la Spesa. Era da giusto una settimana che noi andavamo a fare la spesa e mamma è appena tornata dall'Eurospin e vi faccio vedere quello che ho acquistato. Ovviamente la spesa per tutta la famiglia. A me non serviva niente di particolare perché avevo già di tutto. Mi serviva solo, vabbè, ho preso verdure e delle cose che poi vi faccio vedere. Allora, inizio subito con: ho preso tre confezioni di bacon a fette anche per fare tipo una pasta al forno, qualcosa così. Ho preso le fettine di formaggio fuso dell'Amo Essere senza lattosio, queste sono buonissime. Poi ho preso le fettine, sono la scamorza affumicata per fare le pizze, di solito la usiamo per questa. Poi ho preso lupini salati, oh. Io poi ho sistemato la spesa e quindi non ho visto neanche tutto nel dettaglio, ho preso i lupini, ho preso i popcorn, adoro. Poi ho preso, vabbè, io il rasoio, cioè le lamette. Poi, Amo Essere Biologico, pane di Camut, io l'ho chiesto, io ho detto mamma, prendi una confezione giusto così, io. Poi, stuzzicadenti, questi che sono l'uvetta, ok, l'uvetta, non capivo che cos'era. Poi mi ha preso le patate dolci, che bello, così facciamo qualcosina. Poi, questi cornetti di mais, gusto ricco, ah, questi sono buonissimi. Poi ha preso il pane, questo qui sono i panetti all'olio, cioè i panini, scusatemi. Poi questo che io quando l'ho visto ho detto cosa c'era, l'igienizzante mani. E poi ha preso 5 kg, sì, di rossa la frutta che dopo vi mostro, 5 kg di farina, l'altra volta non l'aveva trovata, grande così, e l'ha presa, ha fatto bene a prendere questa qui di 5 kg. Poi io sto sudando. Dell'Amo Essere Biologico ho preso le gallette di mais, molto buone, due confezioni di bicarbonato, i semi di zucca, io li amo, sono troppo buoni, due confezioni di dischetti struccanti, mortadella, poi cosa ho preso? Asiago DOP, 3 ore per leggere un nome, Asiago e ho... Auricchio classico, vabbè, a me non piace. Poi ho preso due confezioni di gnocchi per domenica perché facciamo i gnocchi. Poi ho preso due pasta sfoglia. Poi foglie verde, l'insalata. Ha preso direttamente la busta grande, infatti ha fatto bene. Poi due cestini di fragole. Adoro. Patatine, queste sono le mie preferite. Io le amo, le nuvolette. Poi ha preso la... Madonna, raga, questi pezzi nel saccio, Fontal, non lo so che cos'è, io non me ne intendo. Poi ho preso un'altra confezione di fettine scamorza, due pacchettini di pancetta affumicata, sempre solito discorso per fare dei timballi di pasta, queste cose così. Poi ho preso dell'ondina merluzzo, che io lo amo, e i filetti di platessa. Cioè, raga, mia mamma, no, io acquistai quando ancora io andavo a fare la spesa all'Eurospin, i filetti di platessa, e per dirvi che questo marchio è il top. C'era ancora la pelle, cioè si togliva proprio la pelle, e c'erano anche delle spine, quindi per dirvi che non è un composto. A me è capitato un sacco di volte. Poi il Bifidus, questo qui di fibre, avere e noci, della Pathosland. Poi io ho fatto prendere i fiocchi di latte della Land, sapete che questi qua mi piacciono tantissimo. Poi ha preso uno yogurt a fragola grande. Poi questi sono i gamberetti. Gamberetti in salamoia. Vabbè, maricaldi. No, ragazzi, ha scritto salamoia. Oh, mi sono sbagliata. No, ho detto bene. Mais dolce. Poi zucchero a velo. Che nell'ultimo periodo lo sto usando anche io dell'addolciando, niente male. Ecco cosa serve a me, serviva l'albume, mi ha preso 6 confezioni di albume, così per 2 settimane sto coperta. Poi ha preso pomodorini, queste olive con peperoncino, olive verdi, ma vabbè. Io cioè raga non sono neanche più abituata perché io non mangiando queste cose, quindi per me è una scoperta, quando vado a leggere devo leggere proprio bene, quindi scusatemi. Poi un'altra confezione di fior di latte, carta da forno che facendo sempre le pizze l'avevamo smaltita. Poi pisellini, file piselli e fagioli borlotti, 2 confezioni. Poi ha preso polenta istantanea che la sera così per contorno. Top. 2 bottiglie di olio d'arachidi e
Oh, poi ho preso i pistacchi tostati e salati e penso che vi ho fatto vedere tutto. Penso di sì, raga. Comunque, questa è stata la nostra spesa. Niente di che, siamo andati, è andata giusto per le cose proprio base, che adesso stiamo bene anche per 2 settimane senza uscire. Infatti, lei non voleva neanche uscire, sincera. Solo che ho detto: vabbè, ma nella settimana che andiamo a fare la spesa, andiamoci a prendere giusto le cose base, perché il frigo piangeva. Potevamo tirare avanti un'altra settimana, però ho detto: ma vai, ti trovi mo'. Infatti, non ho trovato neanche tante persone a quest'ora. E niente, quindi, ragazzi, adesso tolgo tutto e vi faccio vedere. Non so cosa ha preso di frutta e di verdura, non lo so che ha combinato. Vediamo subito. Faccio vedere se sto dalla busta ha preso le mele. Ha preso le melanzane, un ananas, e in più ha preso 2 confezioni di uova. Eccole lì, è inutile, vabbè, sono semplici uova. Quindi niente, io spero che questo svuota la spesa vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!